con Fumettistoro. Fumettoro. Fumettoro. Che ha fatto questo play with foro. È un po'. Play with foro, sì. Non so se avete capito cosa voglio dire. Randazzo. Sì, c'è del gender qui. Che è uscito da poco. Noi. Sì. Perché siamo del cancro, noi. Quindi inizio subito, ti volevo fare una domanda. A un certo punto dici che conosci una persona in questo libro, e poi magari vediamo anche nel libro, in cui dice ma è della Vergine, è perfetto. Cioè, perché pensi che la Vergine sia un segno perfetto? L'abbiamo allora, io non vedo quanti sono Vergini, alzate la mano. A mappa, Cancri. 3-4. Ah, mazza. Di più. Bellissimo. Allora, sì, non mi ricordo proprio di chi c'era questa cosa. Se non sai te. Esatto. Però, no, devo dire che io negli anni ho sempre avuto affaire, liaison con persone della Vergine, perché la Vergine mi dà questa sensazione di organizzazione che poi forse al più top della Vergine c'è solo il Capricorno. Infatti mi piacerebbe essere ascendente Capricorno, sarebbe proprio però sì, non è che ci capisco tanto, però sì, affido. C'è scritto qua, è stato pubblicato, quindi è vero. Sì, cioè, il comitato scientifico ha detto che è così dell'uomo, quindi vabbè, non lo trovo. Poi se lo comprate, diteci a che pagina sta. Sì, e poi Nico, alla fine farai il film a copia, sì. Non astrologico. Lettura del quadro astrale. Sì. Lettura dello scontrino. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque, se siete qua, insomma, questo è il secondo libro che esce, che fa parte del tuo progetto di legato al non ridere, il diario grafico della tua vita. Oggi, stamattina, ti abbiamo ospitato in radio, in Deco Radio, su Radio Città Fucico, hai detto che è stato strano dopo tante presentazioni online farne, sta facendo questo, mi sta avendo una bestemmia, invece porco vid tour, sì. E quindi c'è questa tua doppia presenza, mi chiedo, cioè, come ti fa sentire esporti in questo modo attraverso la tua opera e attraverso le presentazioni in cui racconti la tua opera e te stesso in due. Okay. Allora, nel momento in cui disegno è buffo pensare che non penso tanto al riscontro. Di solito quando poi disegno qualcosa, sia in Bortolus, che è il libro precedente, che in Play with Fire, anche se poi non hanno lo stesso la stessa struttura, cioè nel senso Born to Lose nasce da una selezione di diari giornalieri tenuti dal 2011, nella selezione c'è dal 2011 al 2013, che sono stati semplicemente appunto condensati con dei tagli per poter rientrare nel formato libero e pubblicati così come sono, mentre invece in Play with Fire comunque c'è una riscrittura di rispetto alla storia che volevo raccontare, anche se autobiografica, e quindi magari però in tutti e due i casi, nel momento in cui disegno qualcosa, di solito la spinta è personale, cioè tipo devo raccontare sta cosa, la devo mettere, anche a volte per il diario grafico di più, però anche poi per Play with Fire, che può sembrare un diario, in realtà appunto è stato riscritto, però l'approccio più o meno è sempre
visivo è sempre quello, e quindi nel momento in cui lo faccio non penso tanto al riscontro, ma penso che io ho bisogno di vedere quella roba lì appoggiata sul foglio per poterla osservare da fuori e capirla. E la cosa figa del riscontro nelle presentazioni è che avere la sensazione che fa sempre piacere, no? Non sentirsi soli, quindi sia per la persona che legge, che magari poi mi viene a dire, perché mi manda un messaggio su Instagram o di persona, mi dice: anch'io l'ho provata questa sensazione, magari in un altro contesto, magari con un altro vissuto, però hai raccontato una cosa che ho vissuto anch'io, e parallelamente mi dico: allora c'è il doppio... la doppia conferma, non so come dire, cioè la persona che magari l'ha letto mi ha detto appunto che questo libro sentiva come se parlasse di sé, e per me dire: ok, allora anch'io magari da cancro passo delle giornate sotto delle rocce in fiamme, e però non sono l'unica persona al mondo, cioè in realtà siamo tutti, per momenti ci sentiamo soli, per momenti soffriamo, e poterlo raccontare poi ci sentiamo meno soli, credo. E oggi mi raccontavi sulla forma del diario grafico che tu, una delle migliori di cose che fai è che tieni dei corsi di online di diario grafico, e lo fai in maniera molto... No, scusa, sto guardando, c'è una persona che viene al corso. Dove? Eccola! L'hai vista solo tu? No, l'ho vista bene. Ok. Sì, sì, ma ciao persona che sei al quella corso. Persona è morta 20 anni fa. Sì, tipo così. Questa è locale. No, Mercato lo fai in maniera molto accessibile, perché lo fai attraverso il tuo Patreon, che è una delle forme di autofinanziamento che artisti usano. E, insomma, invece mi è piaciuto molto anche il modo in cui hai detto che lo fai, il rapporto che si crea con quelle persone, e quindi mi è piaciuto molto che la forma che tu hai scelto per raccontarti poi la metti anche a disposizione in un certo senso alle altre persone, non è solo te la tieni per te, sì, per farci dei gran soldi. Gran soldoni! Ma perché in realtà poi questa cosa è nata durante il lockdown, proprio perché per me il fatto di usare l'autobiografia, il diario grafico, negli anni mi rendo conto che è stata proprio grande fonte di salute mentale, proprio, cioè per mantenere l'asse rispetto a tante cose, e a volte può essere semplicemente la pratica dell'autoritratto, a volte può essere la pratica appunto di raccontare proprio delle cose che ci sono rimaste, a volte cose anche del passato, a volte semplicemente raccontare la propria giornata per scandirla. E quando c'è stato il lockdown, tutti stavamo tipo... No, io non ho fatto neanche una pizza purtroppo durante il lockdown, però quello che ho fatto è: facciamo su Zoom questi corsi di diario grafico, e quindi sono continuati tutte le domeniche, ci vedevamo e facevamo su Zoom appunto questo corso di diario grafico, che all'inizio era appunto una fusione tra appunto la mia pratica, più c'erano degli esercizi che avevo preso da Ivan Brunetti. Io dico sempre detto Ivan, poi ho scoperto si dice Ivan Brunetti, che ha fatto appunto questo libro, si chiama Cartoonist, vabbè, non me lo ricordo il titolo, vabbè, e che lui è sempre citato da Linda Barry, che anche lei ha fatto questi libri, lei è genio, e ha fatto appunto questi libri in cui parla della pratica del... cioè in realtà lei fa questi atelier, anche questi corsi all'università di narrazione, fumetto, non sono proprio legati al diario grafico, però ci sono spesso degli esercizi molto buffi, molto divertenti, e quindi all'inizio abbiamo cominciato un po' così, poi è stato sempre più divertente, poi quando il lockdown è finito
ho strutturato un po' questa cosa qua nel Patreon e, con un abbonamento mensile che in realtà è simbolico rispetto, vabbè, non si paga veramente il corso, si paga un tot al mese e a secondo dei livelli ci sono più o meno bonus, cioè chi magari non gli va di venire a fare il corso però gli va di venire a leggere dei fumetti e quindi è continuato così. Poi nel tempo, per esempio quest'estate, cioè mi rendo conto che ha preso sempre più una via diario grafico, mentre all'inizio proprio raccontavamo le nostre giornate, che era buffissimo perché le nostre giornate erano composte di nulla perché eravamo tutti a casa, tipo così. E poi, per esempio, quest'estate abbiamo fatto un ciclo di lezioni, quindi ogni due settimane ci vediamo, legate a un chakra per ogni lezione. Per ogni chakra l'abbiamo preso come spunto per andare a prendere una non mi viene il termine, una parte. Allora, abbiamo preso come esempio, adesso esce proprio la parte quella hippie, proprio altro che coming out. Il coming out hippie è la cosa peggiore. E vabbè, diciamo, partiamo dai bambini indaco. Esatto. E partiamo dal presupposto che per ogni chakra bloccato ne derivasse un appunto, che so, la paura, la vergogna, il sapersi affermare, il saper credere in se stessi, quindi in realtà cose molto poco mistiche, ma usate come spunto, appunto. E abbiamo fatto questi esercizi di diario grafico mischiando queste questioni rispetto alla vita di tutti i giorni, ma anche rispetto alla produzione artistica, perché poi molte persone che vengono, alcune sono proprio tipo illustratori, illustratrici professional, altre persone disegnano, altre invece non vengono dal disegno ma sono appassionate da questa pratica, quindi le cose si mischiano. E ho parlato troppo di diario grafico, è partita la ciabatta perché sì, va bene. E quindi niente, man mano, insomma, dalla pratica del raccontarsi giornalmente è divertente anche certe volte svisare sul usare questa pratica per andare indietro e capire appunto quello che si prova. È interessante. No, su questo infatti, cioè, penso che alla fine il tuo lavoro sia comunque di narrazione di te, sia un lavoro politico, perché tu ti metti in mostra, ma metti anche in scena, ovviamente non metti tutto, scegli cosa mettere, però il percorso che fai, soprattutto in questo, diciamo, seconda parte della tua vita, racconti un percorso che può essere anche molto, per dire difficile, ma poi mi sentivo un po' Barbara D'Urso e quindi no, questo, che sono sempre lì a criticare la narrazione del dolore, della cosa, però lo sto facendo io, fermami. Ferma, devo farlo. No, e quindi nel senso questo... Gioia, felicità. Sì, no, non sono credibile, lo so. No, poi non c'è... Non è per ridire questa cosa del... però da cancro lo capisco che cioè, quello assume anche un valore quasi positivo invece la narrazione del dolore, vai, vado lì a ravanare della mia malinconia, della difficoltà, quindi... No, perché poi fa un percorso che poi continua ovviamente dopo la parola fine, che ti porta in questo momento, e questo mostrarti può, secondo me, da anche se cioè, non seguendo un tipo di narrazione preimpostata, che è la tua narrazione, e che la metti proprio in scena in maniera, con tutte le contraddizioni che vengono, e quindi è una cosa molto forte, perché poi quello che arriva a chi legge, appunto, cioè non è solo un percorso di rispetto all'identità sessuale, all'identità di genere, ma rispetto alla scoperta di sé, quindi questo anche
collegandosi alla, al tipo di corso che fai, cioè l'impostazione, sì, anche con i chakra, poi il tema è quello. Sì, 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 comunque il trema. Sì, il trauma è quello, trauma. Esatto. E sì, che comunque sì, è quello, nel senso che... cioè, che poi non è... Per ricominciare, che non è neanche la narrazione del dolore, perché la narrazione del dolore sarebbe dire: ah, poverino, devi fare questa cosa che come adesso perderai tutti i tuoi affetti e soffrirai, ti opererai, morirai, tutte queste cose, ti prenderai gli ormoni e ti esplode la testa, ti l'occhio, così. E invece poi in realtà è la narrazione della realtà. Mazza. No, però la narrazione della realtà, nel senso che c'è tutto rispetto a quello che viviamo, no? Tutti i giorni, quindi c'è il momento up, c'è il momento down, c'è il momento di dubbio, c'è il momento invece in cui ci sentiamo super carichi, super forti, che possiamo affrontare tutto, ci riusciamo per un periodo, poi arriva quel commento, quel fatto esterno, e mentre magari quando siamo super centrati, gli aggettivi e, come si dice, gli elementi esterni magari non ci possono spostare perché siamo in asse. Poi ci sono quelle volte, appunto, che cose che succedono esterne ci possono far dubitare, ci possono far star male. Quindi penso un po' per tutti, nella vita di tutti i giorni, no? Ci sono tutte le fasi, e a volte anche le fasi down servono per rielaborare, digerire, vedere, tenere in mano la tristezza e dire: ok, sta roba, ahia, questa mi ha fatto male, però è successa, la tengo, non la butto via, perché mi serve per andare avanti e anche per apprezzare poi invece le cose belle. Quindi è tutto. No, anche perché siamo, come dire, dicono magari una cosa un po' banale, in performance continua, soprattutto. Quindi il fatto di mostrarti anche fragile, vulnerabile. No, certo, no, sì, certo, nel senso che poi spesso la performance che nessuno in realtà ci richiede, cioè pensiamo che ci sia richiesta, e noi spesso c'è una cosa che ci diciamo noi, no? Bisogna essere sempre al top, che bisogna dimostrare solo le parti accettabili, o che bisogna... perché sono robe che di solito sono condizionamenti, a volte esterni, ma anche magari rispetto a proposito dei traumi, a proposito di esperienze passate, il modo di gestire, se vivi delle cose tristi, e non prendi quel momento di stare appunto un po' lì con quella tristezza, guardarla, capirla e poi ok, è successo, invece cerchi di a tutti i costi non affogare, no? Di ok, andare avanti, e invece di vedere quella tristezza o di quel dolore, non lo so, e continuare su una via centrata, cerchi di superarla, e a volte il modo di superarla è appunto la performance, che è spesso una cosa staccata dal nostro centro, no? Che ci fa, pensiamo che ci sia richiesto un certo tipo di piacibilità, non so, non mi viene di... e quindi e poi ovviamente a volte uno ci riesce, a volte uno non ci riesce, infatti poi nel libro ci sono dei momenti in cui il personaggio prova a tutti i costi a non cadere, a non cascare col culo per terra, succede, no? Tipo, ok, questa cosa mi ha fatto male, ma io continuo, e poi a un certo punto invece ti devi fermare e guardare le cose che ti sono successe, solo così poi le puoi capire, poi se le disegni appunto... E forse è un po' più veloce il processo, almeno per me è più veloce, magari per altre persone ci sono altre modalità, però... Volevo dire una cosa intelligente, ma non mi veniva, quindi... Però, visto che ci conosciamo da un anno, quasi oggi... Anniversary. Sì, cioè, ripercorriamo un po' quest'ultimo anno di gender. Sono 10. 10 anni di gender, così, cioè, nel senso, anche rispetto alle
po' alla tua vita, ma anche a quello che da fuori ti è arrivato. Poi vivi anche in Francia, che vivi a La Rochelle, che sta sul mare, sull'oceano, e confina con l'oceano Atlantico, sì, al nord, no, ovest. Ovest, al nord con la Bretagna e la regione è la Nouvelle-Aquitaine, quindi al sud con l'Aquitaine, e ad est non lo so, con la Charente forse, però non lo so. L'economia è basata sul zucchero, non è vero. No. Ostriche forse. Ostriche, sì. Champagne. No. Champagne, ok. Posto bellissimo, sull'oceano, ostriche e champagne. No, vabbè, poi ti volevo fare... Vado con un'altra domanda o parliamo di questo? Di questo anno, gender? No, questo anno è stato... Sì, è stato... stato molto carico. E questi ultimi due anni poi per me, però diciamo che quest'ultimo l'ultimo anno mi interessa, è vero, allora io non c'ero, hai ragione. Allora l'ultimo anno, allora un anno fa ero qui a Bologna per presentare la mostra Merm Trans, che era questo lavoro che stavo facendo in parallelo dei disegni appunto di Play With Fire che avevo finito di disegnare nel luglio precedente, quindi un anno e pochi mesi fa, e ero qui per presentare la mostra Meltrans, prima volta in cui presentavo un tipo di lavoro legato a questo percorso. E poi c'è stato il lockdown, praticamente quasi succede. È vero, poi tanto lo dimentico. Ogni tanto lo dimentico. Aspetta. Quindi, un anno fa, Mertrans, preparazione di Play With Fire, che era già finito di disegnare, che quindi raccontava tutta una grande parte appunto di questo percorso, che era ancora, diciamo, la preface, era il pre di quello che mi sta accadendo adesso. Dopodiché sarebbe dovuto uscire tra l'altro a maggio, poi è slittato, e che poi adesso, se parlo di questo anno, praticamente faccio lo spoiler della fine del libro, no? Sto scherzando. E quindi passando. No, nel senso che poi questo è stato l'anno appena dopo il lockdown, cioè mi verrebbe da dire l'anno in cui ho iniziato il percorso di transizione di genere, però in realtà non è questo l'anno, nel senso che l'ho iniziato a livello, neanche a livello pratico, perché poi già dall'anno prima avevo iniziato la terapista, vabbè, sto cazzo. Però dopo il lockdown lì che ho detto vabbè, basta, vai, dai. E quindi poi da luglio ho iniziato gli appuntamenti con l'endocrinologa, e poi adesso da settembre. No, veramente no. No, adesso no, sto soffrendo un po' adesso, e sto soffrendo più adesso che pre, perché pre ero sul lancio di appunto il libro, dovevo raccontare, dovevo capire, dovevo uscire dal famoso armadio, dovevo... capire come dirlo alle persone che mi volevano bene, a mia figlia e tutte queste robe qua, e mi sembrava la parte più difficile in realtà da fare, e, cioè non lo so in realtà se non era così, però ovviamente non mi aspettavo come se passata tutta questa fase difficile, e poi dopo arrivava tipo la fatina di Pinocchio e faceva ding! Ecco, fatto! Ovviamente no, quindi adesso ci sarà tutto un altro libro, più tardi, chissà quando, in cui potrò raccontare, perché finché non disegno, è buffa questa cosa, cioè le cose che vivo, finché non le disegno non le so tanto parlare, per questo non riesco tanto a parlare di quest'ultimo anno, perché ancora lo sto disegnando, poi riuscirò a dire, vero, ho fatto pure questo, così. Ma visto che sei anche un tattoo artist,
artista, tu artista. Sì, tatuatoro. Come, cioè, il tatuaggio è un, diciamo, un disegno personale, però anche non è più una roba tua. No. E questa tua narrazione di te, quando fai questo tipo di lavoro, non so se è una domanda scema. No. È come, come la vivi, diciamo? È alleggerente, non so se si dice, perché quando tatui, di solito quello che succede è che la persona viene con la sua storia, con la sua voglia rispetto a quello che vuole farsi fare, quindi di solito la persona che si fa tatuare sceglie il posizionamento, voglio farmi il braccio, e sceglie la misura, sceglie il soggetto perché è una roba che deve portare. Quello che succede di solito, almeno con le persone che vengono a farsi tatuare da me, è che loro portano questo, e anche quando mi succede che qualcuno viene e mi dice ma non so dove, decidi te, o non so che farmi, che secondo te che mi faccio, io dico sempre no, lo devi portare te, almeno un indizio me lo devi dare. Quindi arriva quella prima parte lì, quindi già, appunto, come dico, alleggerente, perché non devo raccontare una roba mia, quindi non vado a cercare nello stesso punto della coscienza, non devo andare a scavare appunto i traumi, la vita, il passato, il presente. Lì è la storia della persona. Spesso ho la fortuna che le persone che vengono per farsi tatuare mi portano questa roba qua, quindi la storia, il soggetto, il posizionamento, e poi quasi sempre in realtà si fidano di quello che verrà dopo, quindi io poi gli disegno. Di solito quello che facciamo è disegniamo direttamente sulla pelle, in freehand si chiama, cioè nel senso disegniamo con dei pennarelli, quindi è divertente perché di solito con un colore sempre più scuro, quindi all'inizio cerchiamo un attimo di capire appunto il posizionamento, ok, va bene, non va bene, guardiamo allo specchio, e poi si rifinisce un po' il disegno, va bene, poi a volte magari la persona ti può dire questa cosa la cambierei, certe volte non si può fare perché magari tecnicamente non si può fare, oppure certe volte è una bella idea, cioè in realtà è uno scambio che si crea finché non abbiamo una roba finita che piace a tutti e due, e poi si inizia a tatuare. Quindi nell'atto del tatuaggio in realtà è semplicemente mi ritrovo a tradurre in immagini un'idea, anche se poi forse in un certo senso metti un po' di tuo vissuto personale a livello grafico, a livello estetico, però sono proprio due punti, cioè arrivano da due punti diversi quei disegni, arrivano, cioè lì è proprio un rapporto a due, e che è una cosa fighissima, e è una cosa stranissima perché io non riesco a fare le cose su commissione in realtà, cioè infatti quando avevo 20 anni dicevo, pensavo che l'illustrazione, no? Mi piacerebbe, diciamo, questo mito dell'illustratore, non, è una cosa che non so fare, poi già sai, cioè se faccio un disegno e mi dici no, cambialo, e ti dico no, ma non per stronzaggine, proprio perché se tu mi chiedi una cosa io già so che disegnerò una cosa che non sarà fatta bene, perché non riesco, non lo so perché. Mentre invece col tatuaggio è diverso, è come se in nessun tipo di momento entra in ballo la mia volontà, anche se poi entra in ballo il mio tratto. È divertente, molto stancante a livello tecnico, devi comunque essere super concentrato, non ti devi sbagliare, e fisicamente devi essere più presente, quindi alla fine della giornata stai tipo così, però a livello morale è tutt'altra cosa, sei più leggero, cioè mentre disegni posso, cioè mentre dato posso sentire la musica, cantare, che so, chiacchierare, è figo. Sempre la questione dei tatuaggi, io non ho tatuaggi, non me ne frega niente, però ve lo dico, però quello, visto che comunque parliamo anche di rapporto col corpo, anche sia del proprio corpo, poi anche questo simbolo della sirena che torna spesso, il fatto che hai sempre, come dire, ti rapporti sempre con dei corpi altrui, a me personalmente metterebbe in difficoltà se fossi una tatuatora. Rispetto
alla mia identità di genere, presente, passata, futura. E quindi mi chiedevo per te il fatto appunto di avere, cioè, il rapporto fra il tuo corpo e quello che adesso o più o meno cambierà e quello altrui. Puoi non rispondere se vuoi. No, cioè, nel senso che tu... No, in realtà è buffissima questa cosa. Prima di tutto io non sono per niente una persona tattile, cioè anche con gli amici non sono qualcuno che si abbraccia, che dà la mano. Non c'ho, come se avessi una sorta di barriera, cioè sì, che ne so, mia figlia, oppure se sono in una relazione, però non so come dire, non ho la facilità di dire ah, ciao, come stai? Cioè, un po' sì, però se, che ne so, insomma, percepisco comunque il confine del mio corpo, il confine del corpo dell'altra persona, non... mentre invece la cosa buffissima è che quando tatuo non, è come se il corpo scompare. Infatti di solito quando tatuo le persone che tatuo, nel momento in cui hanno appuntamento e che vengono a studio, di solito non le guardo mai negli occhi, cioè me ne accorgo, cioè in realtà le guardo ma non guardo mai la faccia, cioè poi non mi rendo conto che effetto fa dall'esterno, se sto tipo così, tipo Gobbo di Notre Dame, in realtà è una cosa quasi impercettibile, però è come se in quel lasso di tempo, devo fare astrazione che quella persona, l'essere umano è un corpo. E la cosa buffissima è che mi succede, appunto mi è successo di tatuare persone che conosco, ho tatuato il mio professore di CrossFit qua, oppure cioè, persone che magari conosco, nel momento del tatuaggio sei molto vicino, cioè se tu tatui un fianco stai proprio sulla persona e non me ne accorgo, per quanto non potrei mai toccare il fianco di una persona che di una conoscenza, mentre la tatuo è come se in quel momento il corpo non è più un corpo, cioè è un corpo però... Però ci parli. Sì, ci parlo, non è che gli faccio, metto la cosa tipo chirurgo, no? Tipo sedazione. Sì, esatto, così. No, ci parlo e... Però sì, è una cosa buffissima, in quel momento è tutto il corpo, in realtà è una roba che è intorno a quella superficie, quel perimetro di pelle su cui sto lavorando, quindi non mi suscita le stesse cose che magari, che ne so, un altro corpo potrebbe suscitarmi in una situazione esterna. Ah, perché appunto io da persona trans, da donna trans, comunque ho sempre questa, cioè il confronto con l'esterno ce l'ho continuamente, e in genere perdo, e quindi avere, appunto per questo senso, avere sempre dei corpi continuamente davanti, non so che effetto possa fare a te. No, in realtà no, appunto non è, anzi no, non è, non, no, perché sto pensando, no, perché non è lo, è come se ci fossero dei compartimenti, capito? Non è lo stesso filo che potrebbe appunto esserci in un confronto con un altro tipo di corpo, in un altro tipo di situazione, e lì è... anche perché è come se c'è un rapporto con tutt'altro di qualcuno, anche la persona che è di fronte in quel momento è totalmente senza difese, perché viene da te, gli stai disegnando una cosa per sempre sulla pelle. Spesso magari, vabbè, ma anche se si fa una gamba è uguale, cioè comunque sei in posizione, soffri, quando ti fai tatuare soffri, ti devi fidare, perché nel momento in cui ti fai tatuare, pure anche le persone, quelle che sono più control freak, che magari ogni linea che fai stanno lì e appena prendi l'inchiostro alzano e si girano, e anche quelle persone là comunque nel momento in cui tu stai tracciando devono lasciare andare. Quindi in realtà da tutte e due le parti c'è un rapporto di armi scese, come si dice, disarmato. Quindi no,
è comunque una bella sensazione. Poi ovviamente devi imparare quando tatui, non so se, cioè qua ci stanno persone, magari c'è qualcuno che tatua, chissà, che può intervenire, però di solito, ho visto la mano alzarsi, no. Di solito, almeno per quel che mi riguarda, anche negli anni ho imparato a, appunto, non c'ho questa cosa dello sguardo, e è come se dovessi chiudere l'empatia mentre io tatuo. Ovviamente non è che si vede che faccio tipo così, però è come se chiudo delle porte, quindi io lo vedo che la persona sta soffrendo, però non mi interessa in quel momento, perché non è il mio ruolo non fargli male, perché purtroppo in quel momento il mio ruolo è sbrigarmi a finire un tatuaggio, farlo nel miglior modo possibile, e quindi la persona soffre per mano mia, non volendo, cioè volendo o nolendo. Quindi ho imparato negli anni a non occuparmene se la persona soffre, cioè più vedo che la persona soffre, ovviamente se poi la persona sta male, se vogliamo fare una pausa, fermarci, però mentre stiamo lavorando a livello energetico non c'è scambio, è buffa come sensazione, però sì. Volevo cambiare, in realtà un po' ti vorrei chiedere degli aneddoti divertenti da tatuatore, però se no, ma ci pensi e faccio una... Sì. Cambiando totalmente, visto che come dire, la situazione sociale, culturale, politica delle persone, delle popolazioni LGBTQ non è proprio delle migliori. Per lo meno non siamo in Polonia, diciamo, non ci va anche bene. E quindi ti volevo chiedere, visto che cioè dall'estero e conosci un po' la Francia, conosci magari anche bene l'Italia, affinità divergenze? Domanda difficilissima, sì. Perché cioè, rispetto alla tua percezione, so. Anche perché, come dire, sei una persona che ha una vita e che si espone tantissimo, e quindi c'hai dei feedback in italiano e in francese. No, sì, certo. No, affinità e divergenze ce ne sono tantissime, nel senso che... Aspetta, non mi piace, cioè non lo so, aspetta, non mi piace fare la cosa tipo in Francia, non mi piace, cioè, no, in Italia. No, non mi piace. Non mi piace. No, perché cioè, non c'ha tanto senso. No, quello che magari posso, che mi viene in mente è che magari certe volte vivendo in Francia è come se potessi mollare un po'. Tipo, ah, vabbè, nel senso che non più che altro, non tanto per me, ma magari anche per Mina, no? Per mia figlia, che comunque ha 11 anni e che va a scuola lì. So che per certe cose, alcune cose sono acquisite e non tocca sempre starle a ribadire, alcuni diritti, l'attenzione all'omofobia come al razzismo. Cioè per alcune cose magari è tranquillizzante, perché dico, vabbè, almeno non ci devo pensare, che ne so, che magari va a scuola e oltretutto deve fare i conti, no? con l'istituzione che manda un messaggio sbagliato. Ma ho fatto ridere appunto all'inizio ha iniziato le medie adesso, e uno dei primi compiti di storia è stato imparare il vocabolario, che cos'è il razzismo, che cos'è l'omofobia, proprio i compiti che lei stava lì, allora l'omofobia è stato buffo, perché io non vivo in Italia, quindi non lo so, però magari, no, quando ho delle amiche che hanno figli nella scuola pubblica tradizionale, mi rendo conto che non è il posto più adatto appunto per parlare di minoranze, però magari qua si parla di omofobia, ma per insegnarla ad alcuni. Anche per sapere come sì, essere omofobi. Come essere omofobi. Però anche quello, cioè, in realtà è un discorso appunto personale, cioè dipende anche da caso a caso, dipende da famiglia a famiglia. Dicevo, sì, rispetto alla tua esperienza di corpo, diciamo, vagante. Nel mondo, sì. Anche perché qua, cioè, comunque in Italia c'è molta esterofilia, cioè facciamo un po' ragione...
senso diciamo sempre che l'estero è meglio. Sì, che però, cioè io magari... Però un po' no, cioè un po' mito. No, infatti, perché poi magari appunto, adesso io cito questa cosa perché volevo comunque citare una cosa positiva rispetto al mio vissuto, appunto questa cosa qua mi tranquillizza, però parallelamente hanno comunque anche una forte storia coloniale, quindi poi quando ti ritrovi magari certe volte a parlare anche con persone femministe che però ti fanno dei discorsi, mi è successo quando Mina andava ancora alle elementari, questa mamma di scuola poveraccia, poi infatti ogni volta non mi ha più salutato perché io arrivando a scuola così, quindi lei mi vede e mi dà questo volantino di questa associazione che si chiama Osé le Féminisme, cioè quindi Osate il Femminismo, che è un'associazione che ha antenne, come si dice, in tutte le varie parti della Francia. Lei mi ha visto, si è avvicinata e mi ha detto: ma ciao, faccio parte di questa associazione, e facciamo una riunione, tutte ovviamente. Facciamo questa riunione per abolire la prostituzione. Io così, quindi ho guardato tipo la mia amica, sai tipo le cose, all my beer, aspetta, arrivo, aspetta. E in realtà lì ti rendi conto che, certo che magari non tocca ancora di nuovo stare a fare, a ribadire ogni volta, no, l'aborto non si tocca, però le persone poi comunque devi magari fare i conti appunto con tutta una grande fetta di appunto queste grandi associazioni femministe che però appunto ti attaccano, parlano appunto, sono magari TERF oppure magari sono appunto facciamo la riunione per abolire la prostituzione, vabbè, insomma. Non ci sono riuscito, ma non lo so, non mi hanno chiamato per chiedermelo. No, però io mi ricordo, insomma, poi gli ho attaccato una pippa galattica come se io posso fare, e infatti poi non ho più salutato, e niente, vabbè, è andata così. E però, quindi, che ne so, fare il pro e contro, fare sempre. Ma ci sono le chat di genitori di là? No. No, non esiste, questo è un grande problema. È vero, perché infatti io persone che conosco, delle mie amiche di Roma che sono sommerse dai gruppi di WhatsApp, no, questa cosa non c'è per fortuna. O se c'è, non mi hanno inserito, forse non lo so, dopo quella cosa lì. No, non si. Sì. La madre di Mina, meglio. Sì. Vabbè. Ti volevo chiedere un po', vabbè, quando l'anno scorso, quando hai fatto la presentazione di Merb Trans, insomma, abbiamo parlato molto delle sirene, ha attaccato una pippa, insomma, io sulla storia delle sirene, eccetera. Però le sirene sono un simbolo trans. E non so, vabbè, ciao Tappo. Non importa. Le sirene sono un simbolo trans? Sì. Ma tu, cioè, l'hai fatto, lo sapevi, è stata una cosa, diciamo, l'hai sognato, guarda, come sei arrivato alle sirene? Non lo sapevo in realtà questa cosa, cioè in realtà io le sirene... Simbolo, diciamo, non assoluto, no, un piccolo simbolo. Sì, però, no, in realtà è una cosa che poi questi giorni sto raccontando sempre, ma che pure una roba copre un po' il fianco, però beh. Siamo qua, ormai lo dico, cioè, ho avuto sempre questa fissa per le sirene galattica. Poi un giorno troverò il modo, non lo so, però quando uscì la sirenetta della Disney, io proprio stavo in fissa e a un certo punto tipo lei canta questa canzone che è stata sottappa con tutti gli oggetti rubati agli umani e canta questa canzone che vorrebbe, in cui vorrebbe avere le gambe, vivere sulla terra, e io l'avevo tutta rifatta, avevo tutte rifatto le parole e la cantavo tipo al contrario, tipo vorrei la coda, così. Quindi vabbè, ve lo dico, poi non ditelo a nessuno. E quindi ho sempre avuto questa fissa galattica per le sirene e poi nel tempo, appunto prima nei disegni, poi nei tatuaggi tantissimo, cioè una cosa che mi chiedono tantissimo, le sirene è qualcosa che tatuo tantissimo, e poi mentre disegnavo Play with Fire, appunto c'è
c'è una parte, appunto, una considerazione sulle sirene in cui mi rendevo conto, cioè disegnando mi rendevo conto che la sirena, no, è autodeterminazione pura rispetto al gender, rispetto al proprio genere, propria identità, ma anche rispetto alla propria espressione. E poi dopo ho anche scoperto che addirittura c'è un'associazione Mermaid Trans tipo negli UK, no? Nel Regno Unito, però non lo sapevo, quindi tutto un cerchio. Era già uscito Julian era una sirena, non lo fa? Sì. Julian era una sirena. Allora, sì. Pensa che me l'ha regalato un mio amico quest'estate, che io l'ho tatuato, lui mi ha regalato questo libro che io non conoscevo, e fighissimo, veramente stupendo. Infatti poi io ne ho ricomprato un altro per regalarlo alla figlia di delle amiche, cioè, però non so quando è uscito in realtà. Mi sa che già, forse a inizio 2019. Ah, ok, ok. Sì, bellissimo. Sì, poi tra l'altro nel Giuliano la Sirena, nel libro vanno la Mermaid Parade, è palesemente Coney Island, quindi un anno, nel 2014, andammo con Mina a New York e arrivammo, che era appena, cioè che il weekend precedente c'era stata, quindi tipo no, prima o poi, dopo il Covid, ci torneremo a fare la parata. Ma qualcuno ti ha mai chiesto di tatuarsi le cicatrici della mastectomia? Finte cicatrici o finte tatuare cicatrici. Sopra la cicatrice? No. Ah, no. Anche sopra la cicatrice. No, mi è successo di tatuare sopra le cicatrici, no. Però di tatuare la finta cicatrice no, in realtà. No. Però, no, mi fa ridere perché io tipo per tantissimo dicevo adesso vado da uno che fa i piercing e mi faccio mettere qua un piercing, sai, sotto pelle. Perfetto, ma sì. Cioè sicuramente me lo può fare, infatti è un po' scomodo, forse è un po' pericoloso, non lo so se si può fare. Però questa cosa qua non mi è mai successa, però mi è successa di tatuare sopra delle cicatrici una mastectomia, ma perché, e poi ho scoperto che, perché quando tu hai una cicatrice e quando ci tatui, cioè questa non è una cosa che ho scoperto, una cosa che mi è già successa di tatuare su altre, su cicatrici, e quando tu hai una cicatrice che è un po' a rilievo, tatuando è come se tu riaprissi la pelle e quindi la fai riaderire praticamente, quindi in realtà la cicatrice potrebbe appiattirsi, quindi scomparire poi se tatui. E quindi mi hanno anche detto che alcune persone che hanno avuto la mastectomia a volte si fanno tatuare senza inchiostro, semplicemente per fare questo lavoro qua di metti la di riunire, sì, esatto, di unire e appiattire. E parlando sempre di sirene, hai partecipato a un chip e il tuo poster è stato vandalizzato, diciamo. Vandalizzato dai bruti omofobi, sì. E transfobici. E poi era anche in alto, quindi ci sono proprio messi in peso. Sì, 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 vabbè, perché erano due sireni, barbuti, belli con muscoli così, che si baciavano e c'avevano le due code che si arrotolavano, erano arrotolate e stavano in questo bacio e hanno strappato la carta dove sopra c'era stampato il bacio, quindi hanno levato semplicemente questa parte qua, però poi io l'ho ridisegnato per caso, perché passando ad agosto venendo a Bologna per, appunto, per andare in tipografia per vedere il libro, non sapevo in realtà dove fossero le affissioni di Chip, perché ogni volta vedevo le foto, mi piacevano tantissimo, ma non conoscendo super bene Bologna, più non sapendo, cioè, non avevo pensato che era appunto via Indipendenza, che invece la strada, arrivando dalla stazione, a un certo punto ho cominciato a vederli, tipo ma, quindi poi quando l'ho visto ho detto cazzo, quindi ho preso tipo un pennarello, c'era una transenna, l'ho spostata,
che poi fa ridere perché nel mio ricordo io tipo che mi arrampico e lo ridisegno, in realtà c'è il video tipo sul mio Instagram, l'ho messo, mi arrampico, in realtà mi appendo, cioè io tipo avevo questo ricordo romantico Spider-Man, tipo, invece in realtà sto tipo, non c'è per niente agilità, agilità percepita, sì, non importa, però insomma fa ridere, e l'ho ridisegnato. E una cosa infatti che stavo raccontando l'altro giorno è che io stavo lì sopra a rifare i due profili, comunque a rifare il bacio così, e una signora è passata, tipo mi ha guardato malissimo, tipo cioè stai disegnando sul muro così, e quindi io gli ho detto sta cosa ridicola, tipo no guardi, cioè in realtà questo l'ho disegnato io, quindi lo sto restaurando, cioè figuraccia, che non è che poi non è che ha detto, ah, non è che mi ha detto bravo, non che ne so, ma cioè, ha guardato tipo così e se n'è andata. Era contro il restauro, vedete? Sì, la restaurazione era per la rivoluzione. Sì, vabbè. E, vuoi dire, poi non so, che dico, cioè nel senso, i progetti futuri, cioè che farai? E progetti futuri, futuro prossimo, tornerò a Bologna tra un mese. Però sì, praticamente fra un mese, perché per Bilbul Bull, per la mostra lì alla fondazione del Monte che sta all'inizio di via dell'Indipendenza, esatto, e poi quindi tornerò per questo. Ci sei solo tu con la mostra? No, in realtà allora, siamo qua del 4, io Alice Sokal, poi sì, Alice grande cuore, e poi altre due che non ci frega niente. No, ci frega tantissimo, però adesso tipo non vabbè. Ma c'è il sito, esatto, non so, figuraccia. No, però in realtà sarà fighissimo, perché è buffo perché sono tutti lavori diversi, però non so, secondo me cioè, la scelta sarà super divertente. E la tematica è il corpo, quindi finché non avrò guarito tutti i famosi traumi che devo capire, devo vedere, devo disegnare come sto, dove sto, e che comincerò poi a disegnare alberi e rocce e mare in tempesta, per adesso sì, il corpo è proprio, per me è il mio elemento proprio centrale, quindi è un progetto, un'idea di partecipare a questa mostra che mi fa piacere. Bello. Ma sono cose originali oppure cioè fatte apposta? Come si dice set specific? No, in realtà sono perché lo spazio è abbastanza grande e quindi ci sarà proprio uno spettro più ampio. L'altro giorno abbiamo visitato il posto, quindi ci saranno le pirografie, ci saranno le cose quelle più disegnate, proprio più disegnate, ci saranno le cose più sporche, ci saranno i diari messi in delle bacheche, probabilmente, non so se si può dire, però penso anche magari un sistema di iPad con cui si potranno sfogliare tutti i diari che sono stati usati per fare Port Toulouse. Figo, ci saranno tante cose diverse, delle cose appunto della mostra Mertrans. Beh, no, cioè nel senso non sono cose che hai fatto anche in relazione alle altre persone che sono presenti. Ah, no. Penso che poi ognuno ha fatto il suo pezzo. I lavori saranno divisi, sono tre stanze, e per ogni stanza ci saranno tutti e quattro gli autori, autrici, autori, lui, però. Idealmente, anche se poi non sono annunciati, però ogni stanza avrà una sorta di tematica, quindi poi sarà percepita, non sarà probabilmente non neanche annunciata, però quindi sarà figo. Ci saranno ovviamente le tavole di Play with Fire, e mentre appunto Port Toulouse non ha tavole perché sono diari, quindi ci sarà il modo di poterli sfogliare, quindi quello è il progetto futuro, sperando che la situazione quindi poi
ci sarà anche poi il Band de Femmes a Roma, e Milano, Cagliari, insomma un po' di nuovo un po' di spostamenti, a quel punto con la tuta tipo Chernobyl, probabilmente per novembre, dicembre, e basta. Sì. 2021 chissà, si sa, no? Non facciamo programmi, però. No, infatti. Sì, sì. Avete domande? Allora, è sempre imbarazzante questo momento. Io c'ho... Che poi non tu, fammi una domanda tu. No, lei è brava. No, lei è timida. No, vabbè, non per forza. No, io da studentessa di Nico sono del graphic journaling class. Ah, quindi esisti? Sì, ecco, oh. Ciao. E volevo dire che si piange tantissimo, tutti dei veri cancro siamo, e in più niente, volevo riportare... Ti voglio venire anch'io allora. Certo, mancano, direi che sono in maggioranza, non in maggioranza, però ci sono un po' di leoni. Sì. E anche cancro ce n'è un po'. Leone. Sì. Comunque si ride anche tanto, tipo una volta volevo riportare questo aneddoto che è divertente, così vedete che siamo anche felici a volte. Già so. Già sai, esatto, ovviamente. Durante queste molto professionali meditazioni sui chakra, Nico ci ha detto di immaginare un lampo che entrasse dalla nostra testa e uscisse da... Se sei allineato. No, perché... Vorrei permetterti difficoltà adesso lo stile. No, perché praticamente tutte le lezioni noi facciamo sempre una meditazione all'inizio per ricentrarci, tornare dentro, e poi facciamo la meditazione di solito guidata, e poi la prima cosa che facciamo prima di iniziare il corso è iniziamo la meditazione con il quaderno, ognuno ha il proprio quaderno aperto davanti con le sue penne preferite e tutto, quindi meditazione, cambia poi a secondo magari del tipo di corso, e poi autoritratto, proprio banalmente ognuno clicca sulla sua faccia su Zoom, si guarda e si disegna come frontespizio di ogni lezione. E quando abbiamo iniziato le varie classi, insomma le varie lezioni sui chakra, la cosa è che tu ti siedi e devi anche visualizzare questi chakra allineati, quindi che vengono su dalla base, e dal perineo, diciamo, e per su per la colonna fino alla punta della testa. E ovviamente quando abbiamo i chakra bloccati l'energia non passa, quindi è tutto, sono nodi. E idealmente tutti i chakra aperti, dovremmo poter immaginare che mentre siamo lì a meditare, a respirare, allineiamo questa colonna ideale, potremmo poter prendere una torcetta, una mag light, come si chiama, e dal nostro sedere, dal buchetto del nostro sedere, dovremmo accenderla, e idealmente la luce dovrebbe sbucare fuori, quindi questa era la visualizzazione che dovevamo fare, e là tipo tutti che ridevano, tipo, siamo esplosi, sì, tipo lacrime, vedevo proprio persone tipo così, non riuscivano a concentrarsi, è stato buffo. E quindi poi... Ma si può partecipare a questi, cioè stai continuando? Sì sì, stiamo continuando, si può partecipare, e adesso essendo Patreon, e poi ogni quando si è iscritti alla pagina Patreon, il Patreon funziona come una sorta di, cioè le informazioni che si condividono, almeno forse c'è anche un'altra modalità, io non lo so fare, però c'è questa pagina che è privata, è come una sorta di blog, quindi poi tu man mano che passi una comunicazione si mette come post di blog, fai finta di niente. E poi arriva, in realtà tu scrivi questo post, si mette lì tipo in archivio e arriva anche come email, credo. Arriva ovunque. Esatto, tutti e due. E quindi poi di solito lì ci sono tutte le informazioni, tipo gli orari, il link di Zoom con la password, ed è anche lì che poi posto il replay della lezione, perché poi la lezione dura più o meno un'ora e mezza, quindi non sempre tutti possono partecipare magari. Quindi poi ci sono persone che quando possono, se gli va, quando gli va, prendono il loro diario e vanno a cercarsi il replay,
nei vari post di, della pagina Patreon. Poi perché ci sono poi persone appunto in Italia, c'è una ragazza che è in Turchia, viene dall'Italia ma sta in Irlanda, c'è una ragazza francese che sta in America, un'americana, una ragazza che è in Brasile, quindi poi con gli orari è sempre un po' è buffo perché poi magari non resistere alle cose della vita, non stare così, oppure c'ho questo kindness, perché io sono mancino, quando anche mi viene la roba invece kindness, allora ti devi calmare, così. Qua c'è scritto Ozzy, quindi in realtà non c'è un grande significato. Ozzy Osbourne. Come Ozzy Osbourne. E vabbè, una storia lunga e poi non la racconterò. E, quindi sì, ci sono un po' tutte e due, in realtà. Però sì, la base del tatuaggio è quello, no? Da sempre riappropriarsi il proprio corpo e fassonarlo, no? Questa è una parola francese, plasmarlo, comunque, no? Secondo i propri bisogni anche simbolici. Io sono Gisella, a me è venuta una domanda, posso lo stesso? Sì. Sicura? Perché mi è venuta in mente una tavola, non so se in questo o in quello prima, in cui parlavi di persone che ti chiedevano cose sulla tua vita. E tu dicevi, ma c'è una discrepanza tra la vita privata e la vita che tu esponi. E l'altro. E l'altro, mi sa. Sì. E la domanda è questa, adesso come ti relazioni su sta cosa? Cioè, esporti così tanto? Allora, no, esatto. No, in realtà è l'altro, perché infatti l'altro è nato appunto come diario giornaliero, e che era comunque un diario volto a essere letto, come si dice, preposto a essere letto, nel senso che io l'ho cominciato a disegnare per metterlo su un blog. Non è mai stato disegnato e pensato come qualcosa mio, cioè magari quelli, anche perché non c'è magari tanto interesse a leggerli. E, però la cosa buffa di quella roba lì è stata quando io ho cominciato a appunto a disegnarlo, poi lo mettevo ed era strano perché si era creata questa cosa, infatti poi si era creata questa cosa strana per cui io lo mettevo su questo blog. Alcune persone magari non interagivano con quello che leggevano, tipo, che ne so, sul blog all'epoca si usava, no? Si parlava. Però andavano comunque a leggere come tra virgolette di nascosto, per come se quella fosse un modo per sapere di me, anche se appunto come dicevo era comunque una roba fatta per essere letta, quindi era quella la sensazione strana. Non mi ricordo la tavola, quindi il contesto, però e penso fosse la discrepanza fosse tra l'atteggiamento di lurking, come si dice, di alcune persone, come se mi stessero spiando dallo spioncino di casa. In realtà no, perché quella roba che comunque era fatta per essere messa fuori. Ciò non toglie che infatti quando io avevo nell'idea di fare questo seguito di Born Truth, che poi non è un seguito, però volevo appunto, lo volevo chiamare Play with Fire, volevo parlare del coming out, comunque volevo parlare di quella roba lì, non avrei mai potuto rifare quella roba lì di andare a prendere il diario personale, comunque un diario non personale, però quella roba diretta, vissuta, messa sul foglio, non avrei potuto fare quello e rimetterlo nel libro, perché non c'è distanza in quello che è raccontato in Born to Lose, e quindi è una roba che io non, cioè Born to Lose non lo posso rileggere, per dire, non è una roba che mi dà piacere rileggere, non mi diverto perché la trovo pesante, perché non c'è filtro, cioè non c'è riscrittura, quindi un po' per questo motivo non andavo appunto di rifare sta roba qua, avevo bisogno di riraccontare per aggiungere un ennesimo filtro, anche perché volevo andare un po' più a fondo rispetto a quello che volevo raccontare, perché
se Bortoluz all'inizio non c'era un tema, erano questi diari, e Igor all'epoca mi disse: figata, facciamoci il libro, selezionali. Quindi io poi per un anno e mezzo ho cercato di capire come fare, sono stati selezionati e lì in effetti, vedendoli tutti insieme in quell'arco temporale, ho capito che c'era in realtà una storia, appunto c'era un'evoluzione, però non l'avevo capito sul momento, che poi è stata un po' usata appunto nella selezione per accentuare quel percorso lì. Invece in questo caso già sapevo quello che volevo raccontare, non era solo il diario subisco e poi quando mi giro nel passato vedo: ah, ma in effetti mi è successo questo e quest'altro, e tutto era volto a quella roba là. Qua avevo proprio voglia di raccontare il gender mio, l'identità e tutto, e quindi è come se ci fosse un filtro in più. Cioè è roba personale, però è roba personale e volta a raccontare. Infatti in alcune cose non sono vere, cioè sono vere ma non sono successe in quel modo. E, non tutto poi è successo in maniera così come la si legge, però infatti poi lo dico, l'altro giorno non ricordo con chi ne parlavo, anche appunto, cioè lo legge e pensa: ah, vedi questa persona, cioè c'è il momento, no, in cui il personaggio va al concerto dei Against Me e vede Laura Jean Grace, e non è che io non avevo mai visto una persona trans in tutta la mia vita, quindi però lì aveva senso raccontarlo in quel modo perché avevo bisogno di usarlo come shock della vita per raccontare quei momenti in cui ti si apre una porticina e devi andare a vedere dentro quella stanzetta là. L'ho letta l'autobiografia di... Sì. Sì, l'ho letta e gli ho anche mandato il libro con un lavoro di stalking che alla fine, cioè stalking tra virgolette, però la polizia postale. Sì, esatto, hai visto come è andato. No, alla fine in un modo o nell'altro ho potuto avere il suo indirizzo, me l'ha dato lei, non è che ce l'ho avuto per... Vabbè, vari giri, quindi adesso ultimamente prima di partire gli ho pure mandato il libro. E sì, comunque sì, l'ho letto. Sì. Tra l'altro, cioè, ci siamo conosciuti perché hai pubblicato, sì, quelle pagine su Linus. È vero. E ho scritto per romperti i coglioni sulla roba che avevi scritto. E però non ti aspettavi che trovavi di fronte a te una persona che ti attaccava le sue pizze. Sì, e quindi sono una pimpa reciproca. Sì, beh, siamo qua a raccontarlo. Infatti, cioè, allora non è da un anno, non è l'anniversario di un anno questo. No, di persona in real life. Poi mi sa che era uscito su Linus, era l'estate prima, mi sa. O settembre o... È uscito l'estate prima, sì. Cioè l'estate, sì, era il 2019. Numero di estivo, sì. Sì. Sì, è vero. Sì. Con mestizia, dici, sì. Sì, no, perché sto pensando... sì, sì, Laura Jean Grace e poi c'è anche Buck Angel, anche se poi Buck Angel ogni tanto c'è delle uscite poco felice, però ormai c'è, però lui non glielo mando il libro, mi dispiace, si attacca, lo compra. Sì, oggi in radio ci hai consigliato un pezzo di un gruppo molto figo, si chiama The Clicks. Sì. Adesso ci puoi parlare di Clicks. Adesso vi canterò una canzone. No, questo gruppo fighissimo che ho iniziato ad ascoltare quest'estate, non mi ricordo come, sai, forse quelle cose di... Forse mi sa che da prima del lockdown che ho aperto questo studio di tatuaggi, spazio queer lì alla Rochelle, il 4 luglio abbiamo fatto, visto che la Rochelle non c'è un Pride, e allora abbiamo fatto questa giornata Pride alla Rochelle, quindi ho passato un po' le settimane prima a creare questa playlist mettendo dentro un po' di tutto, e forse così ho trovato loro, sai, mettendo cercando le playlist Pride, Trans, Gay Pride, cioè cercavo tutte le varie playlist e poi andavo a cercarmi i pezzi.
Forse così ho trovato questo gruppo canadese fighissimi in cui, come si dice, di cui, non lo so, per cui il cantante tanto forse il cantante e il cantante è un uomo trans e quindi quest'estate l'ho cominciato ad ascoltare tantissimo e penso anche per il fatto di perché poi l'ho cercato poi su Instagram, il fatto di sentire l'evoluzione del cantato, della voce, che cambia totalmente, sempre fichissima, e quindi vabbè, lo cominciavo a sentire tantissimo, poi io ho questa monomaniacalità per cui vado in fissa con un gruppo, con un album, con un pezzo, quindi una cosa che non posso fare allo studio perché siamo più persone, ma quando non c'è nessuno, ci sono solo io, di solito ascolto un solo pezzo per svariate ore ed è quel pezzo là e finché a un certo punto un altro pezzo, l'opzione repeat, c'è qualcuno che la fa questa cosa? Bene, ok. E quindi cominciò ad ascoltarlo tantissimo. Un giorno ho fatto tipo una storia di Instagram in cui c'era questa musica, quindi l'avevo taggato, lui mi ha risposto e quindi io ciao! veramente molto figo e poi ha fatto questo album su Spotify, questo album solista, lui si chiama Lucas Silveira, che fa tutte cover di pezzi tra l'altro più di Lady Gaga, Leonard Cohen e poi ho trovato appunto durante tutta la sua transizione faceva questi video su YouTube in cui cantava e puoi seguire no, anche l'evoluzione della voce. Non so se provare per ricollegarmi a quella cosa, no? Certe volte il confronto con altri corpi può essere challenging, non mi viene, ma anche al contrario, certe volte invece provare quell'euforia per una cosa esterna che non è tua, però tipo la riconosci e dici ah, che bella, cioè è figo, insomma, quindi se vi capita sentitelo. E invece i gloss li conosce? G.L. Mi pare si chiamano gloss. G.L. Cioè le lettere puntate, fanno sempre punk. No. Variamente trans punk, poi te li ripasso. So, c'è un po' di persone trans che fanno musica. Trans punk, non so. Sì. Te li mando. Mm. Avete consigli musicali? Sì, puoi venire a... perché sennò non ti sento. Certo. Questo microfono. Grazie. Allora, tanto grazie perché è stato ricchissimo come conversazione. Visto che ci hai spiegato un pochino il metodo di lavoro rispetto alla comunicazione, quindi... quello che si sente. Il tipo di selezione che fai, tipo anche di composizione a mosaico anziché cronologico, quindi abbiamo perfettamente idea adesso di come crei la parte funzionale e ci hai raccontato di come serve in qualche maniera anche a mettere a fuoco le vicende diciamo della tua vita, no? Che dice non riesco a raccontare quest'anno perché non l'ho ancora disegnato. Mi chiedo se c'è mai stato un lavoro al contrario, e non per forza chiedendoti esempi perché magari fanno parte del diario privato che invece hai accennato, però mi chiedevo se avessi mai giocato con il disegno, visto che hai questa fortuna di poter caricare così tanto di significato e di cambiamento, come una sorta di metodo di proiezione. Cioè penso tantissimo come oggi molte più persone possono farlo anche grazie a una presenza virtuale, a un avatar. Cioè, nel senso, è come se avessi dovuto anticipare tutto ciò che ci ha portato il digitale oggi e ha aperto anche a chi non ha magari queste qualità artistiche specifiche. Sì, in realtà sì, ed è buffo perché c'è anche in una pagina, senza spoiler, questi cavoli, c'è un momento in cui il personaggio pre-coming out, presa di coscienza, prepara dei quadri per una mostra a Parigi, che un personaggio, ma in realtà per tantissimo tempo io facevo tutti questi quadri, lo dico sempre, ma
Il soggetto principale erano sempre donne insieme, e poi per chi ha letto Bortoluso, comunque lo faccio il piccolo preambolo, per io ho una figlia, per 10 anni ero sposato con un uomo, quindi però facevo questi quadri con tutte queste donne sempre insieme, sirene, donne, baci, capelli al vento, così. Ed è come certe volte anche in quel caso non era una proiezione cosciente, era semplicemente una roba che voleva uscire fuori, che poi esce, poi non vi dico niente. Però sì, comunque è una cosa che succede anche al contrario, certe volte anche di disegnarsi come vorresti, o anche quella mostra era successo in alcune immagini, e sì, in realtà sì. Ci intimano di chiudere, quindi grazie. In fondo c'è il banchetto di Igor, dove potete prendere il libro di Nicoz, il libro di edizioni minoritarie della mia casa editrice, e grazie. E poi fai il firmacopia. Sì. Fai il firmacopia. Applauso. Grazie. Thank you.